apertura alle notizie principali del nostro telegiornale. Ha percorso 33 km a piedi l'anziano scomparso dall'ospedale di Muraglia, rintracciato a Ponte Murello di Cartoceto. La testimonianza della coppia che lo ha avvistato grazie alla foto e all'appello trasmessi su Fano TV. Balzo di ricoveri per coronavirus nelle Marche, aumentano i degenti in terapia intensiva e in subintensiva, oltre 400 i nuovi contagi e 10 decessi in 24 ore. A Pesaro furto con spaccata in un ristorante hawaiano, la direzione del locale risponde con positività, non ci toglierete il sorriso, oggi servizio a domicilio gratis per tutti. Due figlie in quarantena per contatti con insegnanti positive, ma la terza bambina può andare all'asilo. La denuncia dell'infermiere Guido Rivelli che segnala un'incongruenza nella gestione della pandemia. Violenza sulle donne, sono oltre 400 gli episodi segnalati nelle Marche. Più casi nella provincia pesarese, a Marotte inaugurati 40 metri di mosaici con 130 scarpette rosse. Cambiano le preghiere dal Gloria al Padre Nostro. Da domenica entra in vigore il nuovo missale approvato da Papa Francesco. Il Covid cambia anche le modalità della 24esima colletta alimentare. Niente volontari nei supermercati, ma tessere online e alle casse per donare cibo alle persone in difficoltà. Bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Sta bene Sisto Marinelli, l'anziano scomparso dall'ospedale di Muraglia e rintracciato ieri sera dalla polizia di Fano dopo la segnalazione di una coppia che lo ha riconosciuto grazie alla fotografia mostrata su Fano TV. Lo hanno trovato a Ponte Murello, vivo e in buone condizioni di salute. Sisto Marinelli, 78enne scomparso martedì da Muraglia di Pesaro, è stato rintracciato dopo ore di apprensione da due persone residenti a Sant'Anna di Cartoceto che stavano percorrendo in auto alla via Flaminia. L'uomo intorno a mezzogiorno era stato accompagnato dalla moglie e da un vicino di casa in ospedale per una visita oncologica. Ma il protocollo anticontagio non permette ai familiari di entrare, così lo avevano lasciato all'ingresso. Poi però, non vedendolo più uscire, erano nati i primi dubbi e le preoccupazioni. Nel nosocomio la visita risultava effettuata, ma dell'anziano nessuna traccia. Dopo aver sporto denuncia erano scattate subito le ricerche che nelle ultime ore si erano concentrate a Monbaroccio, luogo in cui era stata agganciata una cella telefonica. Marinelli infatti aveva con sé il cellulare. Ad una precedente telefonata dei carabinieri aveva risposto che stava portando la macchina dal meccanico. Purtroppo a causa di una demenza senile il 78enne non era riuscito ad indicare dove si trovasse. Poi nel pomeriggio una vicina di casa aveva contattato Fano TV per lanciare un appello tramite il telegiornale Occhio alla Notizia, sia lei che la figlia di Sisto, che abita in Svizzera, avevano chiesto a tutti i cittadini di collaborare nelle ricerche contattando la polizia nel caso di avvistamenti e così è stato, grazie alla foto che abbiamo mostrato, è stato riconosciuto intorno alle 22 da Ottavio e Roberta. È stato lei ad averlo riconosciuto? Sì, perché ho visto la trasmissione su Fano TV e portava proprio il giubbotto di pelle e i jeans, come ha detto in trasmissione, via. E lei stava rientrando in casa? In casa, che eravamo stati in farmacia a prendere delle cose e l'ho riconosciuto lì poco più su di Carrara. Ed eravate insieme, giusto? Sì, eravamo insieme. Sì, tanto è vero che a mio marito gli ho detto, ma sei sicuro che lui? E lui mi ha detto sì, sì, perché le indicazioni che avete dato su Fano TV erano identiche, il giubbotto di pelle, la barba. E poi non l'abbiamo più lasciato da lì perché si vedeva che era perso. Viaggiava tranquillamente, però si vedeva che guardava i segnali stradali, era una persona insomma un po' vagabonda. Si è visto subito che non era proprio tranquillissimo. Ho contattato prima di tutto a Francesco Masciale, un carabiniere di Saltara, che lui ha chiamato quelli di Fano. E poi quelli di Fano erano impegnati, è venuto la questura, comunque poco dopo sono arrivati via. E poi l'hanno portato via? L'hanno portato via.
Vi hanno ringraziato? Sì, 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 come non hanno chiamato, voglio, fu molto molto gentili, sono stati molto bravi. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata la volante che ha portato l'uomo al commissariato di Fano, diretto da Stefano Seretti, dove è arrivata la nipote per il riconoscimento. Marinelli stava bene, non ha avuto bisogno di cure ed anzi non era né stanco né infreddolito. Pensate che aveva percorso a piedi ben 33 chilometri. Dall'ospedale di Muraglia, dal quale probabilmente era uscito da una porta secondaria, si era diretto verso Novilara, poi Sant'Andrea in Villis, era sceso per Fenile, aveva proseguito in direzione Santa Maria dell'Arzilla e ancora a Monbaroccio, Carrara, fino al distributore di metano e infine sulla Flaminia. Ai poliziotti che lo avevano raggiunto ha risposto che doveva tornare a casa per dare da mangiare ai polli. Per fortuna era solo confuso e preoccupato, ma in buono stato di salute. Mio marito si è sempre prodigato per gli altri, tanto è vero che ha ritrovato anche un'altra persona, un nostro vicino di casa che si era perso lo stesso, e quindi è nella sua indole aiutare il prossimo. E questo spero che sia un esempio per tutte le persone. La moglie di Marinelli, che non se l'è sentita di apparire in video, ci tiene a ringraziare tutte le forze dell'ordine e coloro che si sono mobilitati per far sì che questa vicenda si potesse concludere con un lieto fine. Ancora decessi nelle Marche legati al coronavirus. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 10 persone, 4 donne e 6 uomini, tutti con patologie pregresse. Tra le vittime c'è anche una donna di 82 anni residente a Carpegna. Nell'ultima giornata sono stati 448 i casi di positività rilevati, pari al 26,3% delle 1.721 nuove diagnosi. In provincia di Macerata sono 124 i casi. Seguono le province di Ancona con 107, Pesaro Urbino 81, Ascoli Piceno 63, Fermo 48. Sono 25 invece i contagiati provenienti da fuori regione. Aumentano inoltre i ricoveri negli ospedali della regione, più 28 rispetto a ieri, per un totale di 672. I degenti in terapia intensiva passano da 89 a 94, più 5, mentre quelli in semi-intensiva da 137 a 149, più 12. I positivi in isolamento domiciliare sono oltre 15.000 nelle Marche e le persone isolate solo per contatto con contagiati arrivano quasi a quota 18.000. Due figlie in quarantena fiduciaria per contatti con le insegnanti positive, ma la terza bambina può andare tranquillamente all'asilo. È la storia della famiglia di Guido Rivelli, che con la sua segnalazione fa notare una incongruenza nella gestione della diffusione del virus. Sentiamo i particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Era lo scorso 19 novembre quando Guido Rivelli riceve una telefonata dall'asilo di sua figlia. Un'insegnante era risultata positiva al Covid-19. La classe doveva quindi restare in quarantena fiduciaria. Il giorno successivo il suo telefono squilla ancora. Anche nella scuola dell'altra figlia di 8 anni una maestra è risultata positiva. È così che Guido e sua moglie, due infermieri fanesi con le bambine in isolamento fiduciario per le successive 2 settimane, decidono saggiamente di rimanere in casa. Arriva poi la prima telefonata di ASUR che si accerta delle condizioni della bambina più piccola, mentre per l'altra figlia nessuna chiamata. Io ho potuto prendere un congedo straordinario, quello previsto dalla legge, al 50%. Dello stipendio e me ne sto a casa. A questo punto, avendo 3 figlie, non 2, decidiamo di tenere a casa anche la terza, che se potrebbe essere libera di poter andare a scuola. Ecco, io ho chiamato voi appunto per sollecitare un attimo, per fare prendere visione dell'incongruenza che per me è palese. Cioè, noi siamo tutti in casa, potenzialmente positivi, con una bimba che invece potrebbe tranquillamente andare all'asilo. La terza figlia di Guido potrebbe quindi continuare a frequentare normalmente l'asilo, rischiando di contagiare in quanto potenziale positiva i compagni di classe e le maestre. Un'incongruenza, dice Guido, che favorisce il diffondersi del virus e per questo motivo hanno deciso di tenere la bambina a casa assieme alle altre 2 figlie. L'intera famiglia, madre, padre e le 3 bambine, resta in isolamento. L'incongruenza più grande è proprio quella di preoccuparsi dei rifiuti urbani quando io, mia moglie e la figlia, che possiamo uscire, andiamo al lavoro o usciamo per fare la spesa, ci soffiamo il naso e buttiamo il nostro fazzoletto di carta sporco di mocci in un qualsiasi bidone dell'immondizia, così, boom. A parte quello, però io dico,
teniamo a casa anche la terza figlia, proprio per questo motivo, perché non siamo due scemi, lavoriamo nel mondo, nel settore della sanità, e diciamo a questo punto teniamo a casa anche la terza figlia, perché è inutile mandarla a scuola pensando di poter essere in qualche modo contaminati noi e mandarla lei là dove non ne sono previste le mascherine e nient'altro, perché comunque hanno meno di 6 anni. Le lezioni individuali di canto e di strumenti a fiato non sono sospese, purché vengano svolte mantenendo le distanze interpersonali di sicurezza. Lo chiarisce l'assessore all'istruzione Giorgia Latini in merito all'ordinanza del presidente Acquaroli del 19 novembre scorso. Tante scuole, prosegue l'assessore, hanno investito tempo e denaro per rendere sicure queste lezioni e far sì che gli studenti possano effettuarle, motivo per cui servivano chiarimenti. Ancora cronaca, continuano i furti nelle attività commerciali. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato il ristorante hawaiano Casa Fazzi Poche in Viale Trieste a Pesaro, dove una coppia di ladri alle 3:15 della notte scorsa è riuscita ad entrare nel locale lanciando una pietra contro il vetro della porta d'ingresso rompendola. I due, che sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a sottrarre il fondo cassa, bottino di 300 euro. Si tratta del secondo furto che l'attività subisce dall'apertura del ristorante, avvenuta nel mese di luglio. Siamo rammaricati e delusi, hanno scritto sulla pagina Facebook del locale. Un vetro rotto e del denaro rubato non ci toglieranno il sorriso e il buon umore. Rispondiamo, hanno proseguito, a questo fatto con positività e per intera giornata di oggi il servizio di delivery, quindi a domicilio, sarà gratuito. Da domenica nelle diocesi entrerà in vigore la terza edizione del Messale. Tra le novità, le modifiche alle preghiere del Padre Nostro e del Gloria. Tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Dal prossimo 29 novembre, prima domenica d'Avvento, entra in vigore nelle diocesi italiane e anche in quella di Fano il nuovo Messale, il libro liturgico che contiene le letture e le preghiere della Santa Messa. Il testo, che sostituisce il precedente del 1983, è stato revisionato dalla CEI e vedrà una serie di modifiche alle formule e alle preghiere più popolari e conosciute nelle celebrazioni. Una tra tante è il Padre Nostro, che viene cambiato nel versetto «E non indurci in tentazione» con «E non abbandonarci alla tentazione». Non ci abbandonare alla tentazione o non ci indurre alla tentazione, devo dire che sono la stessa cosa, non è sbagliato non ci indurre in tentazione. Certo che per attualmente, pastoralmente, il non ci indurre potrebbe far capire a qualcuno che il Signore ci mette Lui nella tentazione, mentre invece il non ci abbandonare ci fa anche comprendere che. Però non esiste una traduzione ideale, questo non dobbiamo mai pensarlo. E quel anche, che c'era anche il latino, oggi noi l'abbiamo inserito. Quindi credo che questo ti risponda a chi pensa in maniera sbagliata che la traduzione, che la tradizione sia qualcosa di statico. È vero che il messaggio di Dio è immutabile nel tempo, però Dio si è fatto uomo, quindi parla le lingue degli uomini. E quindi questo ci chiede continuamente di essere aggiornati alla lingua di Dio. Ma sono anche altri i cambiamenti durante la funzione, come il Gloria nel versetto «Pace in terra agli uomini di buona volontà» che diventa «Pace in terra agli uomini amati dal Signore». Ma le novità non riguardano solo i fedeli, ma anche alcune preghiere e formule del sacerdote, che non si rivolgerà più a voi fratelli, ma a voi fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle, questa è una parola che ormai moltissimi noi preti l'abbiamo utilizzato tante volte. Si riconosce il maschile e il femminile, si riconosce una diversità, figli e figlie, uomo donna. Io penso che questa sia una grande attenzione, però non basta dire in chiesa, lo vediamo nella società, fratelli e sorelle, se poi noi le sorelle non le rispettiamo, se poi noi le sorelle non le amiamo per quello che sono, se anche nella Chiesa la donna non ha il ruolo che dovrebbe avere. Quindi la liturgia è un momento educativo, rivelativo, però poi nella Chiesa, nella società, come riusciamo a portare queste parole nuove? Questo forse è ciò che ci chiede una liturgia che cambia, perché ci chiede di cambiare la nostra vita, non di cambiare delle parole, perché prima di cambiare i testi bisogna cambiare la testa. Intanto, in vista dell'avvicinarsi del Natale, potrebbe esserci un nuovo protocollo per la messa più sentita dell'anno, quella di mezzanotte.
Il Comitato Tecnico Sanitario e la Conferenza Episcopale Italiana stanno cercando di capire come poter modificare gli orari e le presenze alle celebrazioni, ma questo lo vedremo nei prossimi giorni. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'assessore alle pari opportunità della Regione Giorgia Latini ha illustrato il rapporto che fotografa il fenomeno nelle Marche. La rete dei servizi è composta da 5 centri antiviolenza e da 8 strutture residenziali che hanno dato ospitalità nel 2019 a 108 donne e 11 minori. In totale sono 471 i casi segnalati. Si tratta in media di 6 donne ogni 10.000 abitanti, che salgono a 8 nella provincia di Pesaro, dove ci sono il 30% dei casi sul totale regionale. La violenza solitamente si sviluppa in ambienti domestici, mentre sono pochi i maltrattamenti sul lavoro, il 2%. Le caratteristiche della vittima e del maltrattante delineano profili personali tipicamente normali e non riconducibili a disagio sociale. Dai dati emerge che la violenza si sviluppa in contesti affettivi di coppia, dove sia la donna che il maltrattante hanno un'età media tra i 39 e i 58 anni, sono di nazionalità italiana, hanno un livello di istruzione medio-alto e sono per lo più occupati in modo stabile. E questa giornata è stata celebrata anche in diversi comuni della provincia di Pesaro e Urbino. A Mondolfo, sul lungomare di Marotta, è stato inaugurato un mosaico di 40 metri raffigurante 130 scarpette rosse. Oggi, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, siamo qui sul nostro lungomare per inaugurare i nuovi mosaici dedicati al progetto La danza delle scarpette rosse. Un'opera d'arte che ha coinvolto tanti artisti provenienti da tutto il mondo, ma anche tanti cittadini e turisti che hanno posizionato il loro tassello durante i laboratori dei mosaici organizzati dall'Associazione Chiaroscuro in collaborazione con il Comune di Mondolfo. È doveroso per ogni istituzione ricordare il 25 novembre, ricordare questa giornata e l'opera che rimarrà in modo permanente sul nostro lungomare, speriamo che possa far riflettere le persone su questo tema, su questo problema, che possa stimolare la società a quel cambiamento culturale di cui necessita e che possa anche far sentire meno sole tutte quelle donne che subiscono violenza e anche togliergli quella paura di denunciare gli atti di violenza come purtroppo succede e che spesso accade. E lo stabile della caserma della Compagnia Carabinieri di Urbino è stato illuminato di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. I militari hanno aderito alla campagna internazionale Orange the World, che prevede lo svolgimento fino al prossimo 10 dicembre della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. Cambiamo argomento perché ci sono buone notizie per i fanghi dragati al porto di Fano e stoccati a Torrette. Nei prossimi mesi verranno finalmente trasferiti nella cassa di colmata di Ancona. Un intervento atteso da anni che nei prossimi mesi vedrà finalmente la luce. I fanghi del porto di Fano, dragati nel 2008, sono ancora nell'area ex Fantasy World a Torrette, ma verranno trasferiti. Lo ha annunciato ieri l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che aveva seguito la vicenda come primo cittadino. Rispondendo a un'interrogazione del consigliere Giacomo Rossi, Aguzzi ha comunicato il procedimento. Da assessore regionale ha detto: «Vigilerò affinché la soluzione avvenga nei tempi previsti e nel miglior modo possibile». La vicenda va avanti da moltissimi anni, dal 2008 addirittura, ma veniamo a tempi più vicini. Nel 2012, per garantire l'accessibilità al porto di Fano, quando io ero sindaco, portavamo avanti un'iniziativa che era inedita, mai avvenuta prima, cioè il fanghi del dragaggio del porto, che non avevano più spazi all'interno del porto come deposito, li portammo su un'area di proprietà comunale, appunto l'ex Fantasy World a Torrette. Ci furono anche molte polemiche all'epoca perché si temevano, diciamo così, delle ripercussioni dal punto di vista ambientale, eccetera, che invece non ci sono state ovviamente. E da allora i fanghi anno per anno aspettavano di essere portati nella cassa dei colmati in Ancona.
parliamo del 2012 appunto, siamo nel 2020, sono passati 8 anni, quindi non solo non è riuscito io all'epoca come sindaco a portarli in questa cassa di colbata, ma non riuscì neanche l'amministrazione successiva per vari anni eccetera. Oggi finalmente abbiamo in Ancona la cassa di colmata completata e collaudata nel 2018. Siamo attualmente in fase di gara di appalto alla quale hanno già partecipato 3 ditte, si sta costituendo la commissione giudicatrice. Cosa devono fare? Cosa dovrà fare la ditta che vincerà questo bando? Dovrà fare il trasporto di questi fanghi, non solo da Fantasy World, ma anche dall'interno del porto di Fano, dove c'è un'altra parte depositata, e dall'interno del porto di Numana. Quindi tutti questi fanghi che sono stati depositati temporaneamente diversi anni fa saranno portati finalmente nella cassa di colmata in Ancona. Quindi si chiuderà questa vicenda. A me quello che fa piacere, e la casualità vuole, che questo deposito avvenne quando io ero sindaco e allora garantimmo la navigabilità del porto di Fano in maniera eccezionale e ci riuscimmo, e oggi il caso vuole che da assessore regionale contribuirò a portarli finalmente nella cassa di colmata. È una vicenda che si concluderà felicemente nei primissimi mesi del prossimo anno. Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha inaugurato a Sarnano il camper itinerante che effettua i tamponi rapidi antigenici e i test sierologici. L'iniziativa è partita dal presidente delle Terme di Sarnano, che ha messo a disposizione il proprio personale. La popolazione dell'entroterra maceratese è costituita in particolar modo da persone anziane, ha sottolineato il sindaco Luca Piergentili. E disporre di una unità mobile in grado di fare tamponi a domicilio è una strategia utile per fronteggiare l'emergenza. Il servizio verrà svolto anche negli stabilimenti delle unità produttive e al di fuori di Sarnano, raggiungendo i comuni limitrofi. Sono 216 i supermercati delle Marche che hanno aderito alla colletta alimentare, ma quest'anno ci sono diverse novità e ce le spiega Angelica Panzieri. Cambia la forma ma non la sostanza della 24esima giornata nazionale della colletta alimentare. L'iniziativa storica del Banco Alimentare, partita anche nelle Marche il 21 novembre scorso, quest'anno vedrà una colletta dematerializzata. Fino all'8 dicembre alle casse dei supermercati saranno disponibili delle card da 2, 5 e 10 euro che verranno convertite in prodotti alimentari per tante persone in difficoltà. L'iniziativa non si esaurirà in una sola giornata, ma per 18 giorni le card saranno in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla colletta e potranno essere acquistate anche online. Di solito era un giorno solo, si faceva in un solo giorno dell'anno, l'ultimo sabato di novembre. Quest'anno, di fronte però all'emergenza Covid e ai regolamenti di tutela della salute, abbiamo dovuto fare un passo indietro, abbiamo dovuto ridefinire una modalità per riconsentire comunque alle persone di fare la colletta alimentare. E così è nato un progetto che si chiama appunto Colletta Alimentare, cambia la forma ma non la sostanza, che prende un grande periodo, perché appunto, come diceva benissimo, è già partita sabato scorso, ma continua come una maratona fino all'8 di dicembre. Fino all'8 di dicembre infatti sarà possibile donare in diverse catene della nostra regione. In tutta la regione sono 216 supermercati che hanno aderito, con una possibilità molto semplice. Vicino alle casse si troverà questa gift card che, come vedete, ha gli importi di 2, 5 e 10 euro. Si potrà quindi decidere che tipo di importo donare al Banco Alimentare. La card verrà passata in cassa, poi ci sarà anche uno scontrino di ringraziamento e così quell'importo verrà subito tramutato in cibo che verrà donato al Banco Alimentare. È un modo per tenere la vecchia tradizione, perché noi di fatto distribuiamo cibo nel nostro territorio e raggiungiamo fino a 38.000 assistiti grazie ad una rete di enti assistenziali che sono circa 300 in tutta la regione Marche. Ma abbiamo bisogno appunto di cibo, quindi la vostra donazione arriva subito proprio tradotta in cibo, che verrà quindi ridistribuito durante tutto l'anno come da sempre fa il Banco Alimentare. E vi annuncio che l'ospite di Primo Cittadino di lunedì prossimo sarà il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Tra poco invece trasmetteremo la 10ª puntata di Oltre la Bici. Domani invece alle ore 7 torna la rassegna stampa, ma alle 8.30 torneremo in diretta con diversi ospiti e collegamenti. Buona serata con i nostri programmi. Arrivederci.